Nel comune di Grosseto il 5% delle famiglie che vivono in affitto è minacciato di sfratto ed il 16% presenta domanda per ricevere un contributo economico al pagamento degli affitti. Lo dicono i dati del 2013 del Coeso Società della Salute Area Grossetana, organismo che gestisce le politiche socio-assistenziali di Grosseto, Castiglione della Pescaia, Scanzano, Roccastrada, Civitella Paganico e Campagnatico. Quello della gestione dell'emergenza casa è una delle incombenze maggiori del Coeso, anche a fronte dell'aggravarsi negli ultimi anni del problema. Nel comune di Grosseto si è passati infatti dai 125 sfratti emessi nel 2010 ai 303 del 2013. Nel capoluogo maremmano si è concentrato nel 2013 più del 75% dei circa 400 sfratti dell'intera provincia di Grosseto. Se si considera l'incidenza sul totale delle famiglie, circa 5.700, che nel comune di Grosseto abitano in una casa in affitto, il dato delle famiglie che vivono sotto la minaccia di sfratto è del 5% circa ed è tre volte superiore a quello medio nazionale. Il problema degli sfratti è un problema che, come tutti i problemi sociali, si fanno più acuti nel momento in cui la crisi economica impedisce ad alcune famiglie di avere le risorse per pagare l'affitto. Quindi alle situazioni di marginalità che noi conosciamo naturalmente in una comunità, marginalità dovute a mille fattori sociali e sanitari, si aggiungono famiglie che non sono proprio in condizione di pagarsi l'affitto e quindi prima o poi arrivano allo sfratto. Le domande per contributi economici utili a coprire il pagamento degli affitti sono cresciute nel comune di Grosseto dalle 520 del 2006 alle 920 del 2013, con un picco di 970 registrato nel 2012. In pratica ha chiesto di essere aiutato a pagare il canone di locazione il 16% delle famiglie che nel comune di Grosseto vive in affitto, un dato che è quasi doppio di quello regionale, attestatosi nel 2013 intorno al 10%. Il contributo non è mai a virgolette a bancomat, no? Noi costruiamo sempre un rapporto educativo di costruzione con l'utente, cioè noi ti aiutiamo ma te devi aiutarti e devi impegnarti a fare una serie di cose che cambiano di volta in volta e però sono significative di una volontà di assumersi una responsabilità. Se la situazione sul fronte dell'emergenza casa è a Grosseto complessa, la provincia di Grosseto vive il paradosso di essere la provincia toscana con la maggiore dotazione di unità abitative in rapporto alle famiglie residenti. Ci sono infatti 1,6 case per ogni famiglia residente, a fronte di una media regionale di 1,3. Il patrimonio abitativo residenziale provinciale è di oltre 170.000 unità abitative, un dato chiaramente influenzato dal fenomeno delle seconde case di matrice turistica.